Musei, risorsa importante economica per il territorio salernitano. I programmi. Come CISL Funzione Pubblica Beni Culturali abbiamo apprezzato l'impegno del Ministro a bandire entro aprile dei concorsi per 1.500 unità, di cui 1.000 appunto addetti alle attività di valorizzazione come nei musei. Presseremo il Ministro perché una buona parte di queste assunzioni possono arrivare nel territorio della Campania, anche di Salerno, e che possono essere un incentivo, un volano anche per l'occupazione giovanile, perché è importante dare respiro a questa realtà anche con le assunzioni in questo settore. L'importanza anche del Consiglio Superiore in questa fase. Sì, tra gli organismi che il Ministro ha per consultarsi e decidere le politiche del Ministero c'è proprio il Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Noi avremo un'importante scadenza ad aprile dove andremo a rinnovare la rappresentanza del personale in questo organismo. Come CISL Funzione Pubblica abbiamo una lista con tre colleghi, uno campano, Pietro Esposito, poi la collega Valentina Di Stefano che è coordinatrice insieme con me e il sottoscritto. Ecco, l'impegno della CISL nel Consiglio Superiore dei Beni Culturali è quello di portare delle proposte per il personale, come ad esempio quello di rimpinguare il fondo del personale con gli introiti della bigliettazione e fare un lavoro di dettaglio sui profili professionali del personale del Ministero che dopo 10 anni vanno rivisti e migliorati.